Buonasera, nuova puntata di Mondo Amaranto. L'Arezzo Calcio Femminile travolge in una bellissima giornata di calcio 4-0 la femminile Juventus e quindi adesso ci sarà una sosta di 2 settimane, ma insomma l'obiettivo è sempre più vicino, quello della permanenza in quella che sarà la vera nuova Serie B nazionale. Faremo la carrellata anche del settore giovanile dell'Arezzo. Intanto saluto Elettra Fiorini, buonasera e Buonasera. ben ritrovata. Ritroviamo per l'Arezzo Remo Banchetti, buonasera, Buonasera. e abbiamo due ragazzi dell'Under 16 allenata da Andrea Ciavorella, che sono Francesco Fazzuoli e Guido Tralci. Buonasera, bentornati, che ci siete già stati, esattamente. Loro invece vengono da una sconfitta un po' pesante, poi ce la raccontano, 4-1 in casa della Paganese. Noi dopo rivedremo, invece, visto che la settimana scorsa abbiamo saltato la trasmissione, rivedremo Arezzo Pisa, che è stata una sconfitta, però insomma, molto diversa sicuramente a livello poi di come è maturata. Allora, Elettra, un 4-0 contro una squadra che si chiama Juventus, diciamo che qua dalle parti, nel senso aretine, visti i trascorsi, fa sempre piacere. Sì, fa sempre piacere. Siamo Sei più partite. piccolo, C'è una discussione qui interna. Sì. Dimmi, dimmi. No, beh, siamo partite bene. Ci sono stati questi primi due gol fatti subito da Isabella Carta, che però sono stati annullati. Ora il secondo forse era netto fuori gioco, il primo non lo so, però neanche lei ha protestato più di tanto, quindi insomma probabilmente il fuori gioco c'era. E insomma, sul finire del primo tempo, insomma, sullo 0-0 ci è preso un attimino di panico a noi dalle tribune, perché ci sembrava un pochino la fotocopia di quella che era stata la partita d'andata, che l'avevamo persa proprio per un soffio all'ultimo di misura. Invece sono arrivati questi quattro gol bellissimi e di grande carattere, anche perché poi la femminile Juventus ha un portiere di tutto rispetto. È un portiere che addirittura, insomma, in fase di calciomercato l'estate scorsa lo voleva proprio la Juventus Women, quindi insomma un portiere notevole, si vedeva da come, non soltanto da come stava tra i pali, ma proprio creava un gioco particolare in zona difensiva. Quindi per noi è stata una bellissima vittoria, ma ancora più bella perché è stata coronata da un pubblico incredibile, un sacco di tifosi Amaranto, tanti bambini. È stato veramente, veramente emozionante, una giornata emozionante. Allora, rivediamo i gol con Riccardo Buffetti. Tempo di calcio femminile, dopo la sconfitta esterna di settimana scorsa in casa del Torino per 2-1, Arezzo Calcio Femminile torna in scena al centro sportivo Luciano Giunti per affrontare una rivale nella corsa salvezza, la Juventus Femminile. Arzeni. Movimento di Carta, la palla arriva con Razzolini, Razzolini, tocco per Carta, 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 insisto di Carta! Attende il fischio dell'arbitro che arriva in questo momento. Parte Moscia, direttamente al centro, a cercare Di Fiore, la palla arriva a Carta, a Terini, a Terini, il gol, il gol, a Terini, il raddoppio dell'Arezzo! Zero dell'Arezzo con Aterini che va in gol, e Praterini è il quarto gol stagionale. Ma qui davvero grande errore della difesa della Juventus, che ha lasciato prima calciare Carta e poi la palla che è arrivata a Aterini. Aterini è stato bravissimo a saltare l'avversario e a depositare la palla in rete, e per l'Arezzo adesso il match mette in discesa, mentre per la Juventus in salita in virtù del 2-0. Di Fiore appoggia per Moscia, attenzione al contropiede di Arezzo, 4-4, Moscia, la palla sulla sinistra per Razzolini, occhio Razzolini, verso il centro, Razzolini ancora, prova a rientrare, Razzolini per Carta! 3-0 dell'Arezzo, a play-in, al 33esimo, con Carta,
17esimo gol stagionale, 3-0, partita chiusa, ma che assist Razzolini, che dalla sinistra è rientrata verso il centro, ha saltato l'avversaria e ha appoggiato Percata, che ha liberato, ha concluso a rete a porta praticamente vuota. Occhio al corner, va Di Fiore. Sul primo palo, la palla rimane lì, poi ci prova Zeghini, Agnese, Zeghini, 4-0 dell'Arezzo, la chiude totalmente Arezzo, 4-0 con il gol di Zeghini proprio allo scadere. E l'Arezzo sempre più in lotta, triplice fischio, Arezzo batte 4-0 la Juventus. Questa vittoria sporta quota 54 punti a più 10 dal quarto posto. Diamo il totale delle reti, è venuto tutte nel secondo tempo. Al sesto carta, al nono Aterini, al 32esimo ancora carta, una doppietta. E un minuto fa è Zeghini a segnare il 4-0. Mister, un 4-0 quest'oggi alla Juventus. È una vittoria che diciamo ha ribaltato quello che è successo all'andata e diciamo ha dato continuità qui in casa nei risultati positivi. Sì, diciamo che è una vittoria meritatissima per quanto si è visto in campo, forse addirittura ci sta un po' stretta per tutte le occasioni che abbiamo avuto. Le ragazze hanno reagito bene alla sconfitta di domenica passata e niente, oggi hanno dato una prestazione, hanno fatto una prestazione importante e quindi siamo fiduciosissimi per il futuro. Abbiamo visto appunto quest'oggi il reparto offensivo funzionare benissimo con Razzolini che da goleador si è trasformato in assist man per carta. Esatto, ci sono dei momenti in cui magari non si riesce a fare gol, allora ci si mette al servizio delle compagne. Credo che una squadra debba ragionare in questo modo. Se poi la squadra vince, quindi è a vantaggio di tutti quanti. Adesso in virtù degli altri risultati, la Novese ha perso 9-0 contro il Florenza, sono 10 punti di vantaggio dal quarto posto, una salvezza ancora non in cassaforte? Quasi, quasi, ancora la matematica non ci dà ragione, ma diciamo che siamo a un passo, siamo nel rettilineo finale, ora le ragazze devono rimanere concentrate e nelle prossime partite raggiungere questo traguardo importante e meritato. Mentre i festeggiamenti continuano per il 4-0 di Arezzo contro Juventus, ci ha raggiunto Lidia Arzedi, centrocampista dell'Arezzo. Lidia, quest'oggi una vittoria convincente contro una squadra in cui è difficile giocare e qui l'andata avete anche perso. Beh sì, ci tenevamo tanto a fare bene, credevamo, abbiamo lavorato bene in settimana dopo la sconfitta di domenica e volevamo portare a casa i 3 punti e ce l'abbiamo fatta con un'ottima prestazione e siamo molto felici. Abbiamo visto nel corso della stagione la squadra crescere molto e raggiungere risultati che in stagione pensavamo anche impensabili. Ecco, come si spiega questa evoluzione in positivo ovviamente di tutte le ragazze, te compresa? No, noi abbiamo, ci siamo prefissati un obiettivo all'inizio del campionato ed era quello di mantenere la categoria, abbiamo questo sogno e stiamo cercando di mandarlo avanti nel migliore dei modi. Speriamo che continui così. Allora, si diceva Carta che ha 17 gol ed è a 2 gol, ha intanto abbattuto il suo precedente record personale ed è a 2 gol dalla testa della classifica, sì, marcatrice. Sì, sì, infatti Carta è veramente un fiume in piena, è un giocatore di quelli, cioè, eccezionale a dir poco, anche proprio per la passione e i sacrifici che ha fatto durante questa stagione, comunque arrivare qua, doversi ambientare in una nuova scuola con delle nuove compagne, stare lontano dalla famiglia, è un po' il percorso che già aveva avviato quando era in Sardegna, ma penso che la stia ripagando appieno, insomma, di quello che dei sacrifici che sta facendo. E sì, ha superato il suo record, infatti era contentissimo in questi giorni, l'ha anche scritto in un post su Facebook, nuovo record, era importante questa cosa, era il suo obiettivo personale. Poi insomma, ha un grande seguito, lo vediamo anche dai video che mettiamo dalla Sardegna, perché sì, ma questa è una cosa proprio della Sardegna perché hanno questo grande tifo. Sì, sì, quando anche c'è stato l'infortunio di Giorgia Casula, sì, anche lei ha ricevuto un sacco di messaggi d'affetto. Le sarde sono così, insomma, questo connubio con i sardi, questo gemellaggio a noi ci ha portato un sacco di seguaci. E poi abbiamo visto anche, no, questi sì, intanto ci fanno vedere i risultati, poi li commentiamo meglio dopo la pausa. Abbiamo visto Razzolini anche che ha fatto quella bellissima azione sulla sinistra, quindi anche
versione assist. Sì, Razzolini è una giocatrice, lei l'ha sempre detto, che gli assist comunque valgono quanto mezzo gol fondamentalmente. È una giocatrice di quelle che si mette tanto al servizio della squadra. Purtroppo da quando è rientrata forse ancora non è al 100% della sua forma fisica, comunque è stata un mese abbondante fuori dal campo, è una ragazza che... insomma, sotto gli occhi di tutti è bella alta e quindi non è semplice recuperare anche con una struttura fisica come la sua la velocità, il fraseggio, subito il gioco, però si è sempre messa al servizio della squadra e lo dimostrano questi assist che ha fatto in favore di Carta. Allora ci fermiamo un secondo, poi commentiamo i risultati, tra un attimo. Di nuovo insieme, stiamo parlando dell'Arezzo Calcio femminile dopo il 4-0 al femminile Juventus Torino. Andiamo a vedere allora i risultati. Oltre a questo, Florencia batte la Novese 9-0, Perugia Romagnano 1-1, Lavagnese batte Amicizia Lagaccio 4-2, Ligorna batte Torino 1-0, 0-0 tra Molassano e Luserna, Pisa batte Musiello 3-2. Andiamo a vedere anche la classifica, sempre dal sito a tutto campo. Florencia ormai ha vinto il campionato, si può dire, insomma, 66, Arezzo 54, così come l'Arezzo ha 10 punti di vantaggio sulla Novese, quindi insomma davvero manca a 5 gare dal termine, ecco, manca la matematica per garantire all'Arezzo la permanenza in quella che sarà la nuova Serie B. Lavagnese 50 e appunto Novese 44, femminile Juventus Torino 40, Lucchese 32. Adesso ci sono due settimane di sosta e poi? Due settimane di sosta, poi riprendiamo il 15 di aprile con il Luserna, andiamo a giocare in casa del Luserna, quindi sempre Piemonte, Torino. Quindi è più zone là. Diciamo il viaggio che poi la sfida in sé per sé. Intanto domani andiamo a giocare contro la prima squadra della Fiorentina, facciamo questa amichevole a Firenze alle 4:30, sì, che sicuramente alle ragazze servirà, sono tutte in fibrillazione, felicissime quando poi insomma ci ha chiamato proprio la Fiorentina per fare questa amichevole, quindi è motivo di vanto per la società ma soprattutto per loro. Quindi insomma, una bella esperienza e anche il segno che l'Arezzo è seguito, insomma, sì. No? Sì. Una bella soddisfazione comunque avere questa realtà certo. Che si stanno mettendo in luce. Adesso immagino molte tornano a casa in questi giorni. Sì, ora ovviamente ognuno torna un po' a casa sua, appunto le sarde tornano in Sardegna e quindi ci saranno un po' di giorni di riposo, però già dalla prossima settimana gli allenamenti riprendono in maniera abbastanza regolare, poi piano piano chi torna si reinserisce nel gruppo perché... dobbiamo fare questo sprint finale al massimo delle nostre potenzialità. Sì, facendo qualche calcolo, anche se difficile, potrebbe accadere che ecco, magari la matematica potrebbe arrivare anche forse con la prossima partita in casa. Sì, no? Forse sì. Io, ecco, ancora noi abbiamo da giocare contro la Novese, che è forse la squadra che... può essere tra quelle che ormai ci sono rimaste un po' più ostica, però c'è anche da dire che purtroppo, e questo dispiace, la Novese è una delle realtà che durante questa stagione sono andate un po' a sgretolarsi, infatti anche il risultato con la Florencia lo dimostra, giocano con tantissime ragazze della primavera e quindi insomma non credo che sarà poi un appuntamento così difficile. Poi per il resto abbiamo ormai Luserna, Saluzzo, l'Amicizia Lagaccio, insomma sono tutte partite assolutamente abbordabili per il momento. E allora, buona Pasqua all'Arezzo femminile. Grazie. Anche alla presidente Chiara Tavanti, insomma a tutto lo staff, alle giocatrici. Andiamo con Remo Banchetti, prima di poi andare su alcuni campionati che come al solito seguiamo. Stagione, ecco, che l'abbiamo detto anche con gli ultimi allenatori che sono venuti qua, che ovviamente va valutata anche con... tutto quello che è avvenuto, già il fatto che siete qua è già tanto, però ecco, nonostante le tante difficoltà organizzative e anche economiche, che cosa rimane di questa stagione? Ma secondo me è andata sempre positiva, noi non si era partiti per nessun traguardo, era solamente un'annata di crescita per portare avanti il nostro progetto che era 3 anni che è partito. Tutti gli anni abbiamo aumentato le squadre, adesso sono 9 squadre da gestire e tutti gli anni vediamo che
i ragazzi crescono, tant'è vero che tre ragazzi importanti da noi sono partiti per società importanti come Fiorentina e come Empoli, che qualcosa di buono lo stiamo facendo. Dispiace per questi ragazzi se le cose da qui al 30 giugno si dovessero mettere in un certo modo, insomma. Certo, perché ancora non si può cantare vittoria, non cioè si è cantata vittoria, però sì. Bisogna, come hanno sottolineato oggi peraltro i curatori allo stadio, insomma, il percorso è ancora difficile sia per la prima squadra, da cui dipende anche dalle sorti sportive, dipende poi tutto. Allora, diamo un'occhiata al campionato Berretti, con l'Arezzo qui che vinceva, stava per battere il Siena, ho visto perché eravamo appunto allo stadio, eravamo con Alessandro Bacci e gli era arrivata proprio nel dopo partita di Arezzo Cavorrano, è arrivata la notizia che al gol di Gerardini c'era stato il pareggio del Siena. Qui i risultati da campionato, il sito campionando: San Benedettese Reggiano 1-2, Ravenna Viterbese 0-0, Arezzo Siena 1-1, Teramo Almafano 2-2, Fermana Sant'Arcangelo 1-1. Arezzo che la classifica era molto corta e anche fino a qualche settimana fa l'Arezzo era abbastanza vicino alla quarta posizione, però non è più riuscita a trovare l'acuto, no? Le ultime prestazioni della Beretti sì. non sono da buttare, perché fa delle prestazioni eccezionali, manca nello scatto finale per il risultato importante, perché se si guarda all'occhio dice vedi che non porta il risultato in fondo, ma non è vero, perché le prestazioni sono notevolissime. Esatto, poi insomma, ci sono stati anche dei giocatori, lo stesso Gerardini che ha fatto delle apparizioni in prima squadra, abbiamo Benucci che viene da lì, che ormai fa parte stabilmente della prima squadra, è entrato anche nella ripresa contro il Gavorrano, si è tolto la soddisfazione anche del primo gol, quindi da in un campionato professionistico, quindi chiaramente ecco, anche qui probabilmente si risente di quello che è accaduto. Vediamo allora anche l'Under 17, perché Guido Tralci io l'ho presentato come Under 16, ma invece fa parte della squadra di Focasassi che ha perso 2-0 in casa del Siena. Fidelisandria San Benedettese 1-2, Bisceglie Viterbese 2-4, Fano Casertana 1-3, Racing Teramo 2-0, Siena che ce l'abbiamo detto, Gubbio Paganese 3-2, Fermana Juve Stabia 1-4, tanti gol, in testa la Viterbese a 49, Juve Stabia 42, Paganese 39, Teramo 38, Racing 36, Gubbio e Arezzo 34 insieme alla Fermana. Qui non so quanto c'è da giocare. Tre partite. Peccato, perché è un po' come è successo anche l'anno scorso, cioè sì, era alla portata, era diciamo, la portata di fare i playoff. Non è detto, la speranza è l'ultima a morire. Hanno tre partite molto abbordabili da fare, 9 punti, e poi vediamo. Quindi ci si può fare ancora. Ci si può ancora fare. Allora, andiamo a sentire Guido. Vieni, Guido Tralci. Allora, che intanto raccontaci questa partita a Siena. Niente, abbiamo avuto, è stato un risultato un po' bugiardo, perché il possesso palla è stato a favore nostro. Purtroppo abbiamo preso 2 gol su 2 palle inattive, una su calcio d'angolo e una su punizione laterale, e siamo stati poco attenti e abbiamo preso questi 2 gol. Che ha detto il mister? Come l'ha presa? L'ha presa maluccio, però... Nel senso, siamo ragazzi, ci può stare questi risultati, l'importante è anche la prestazione. Certo. E ci si può fare secondo te con queste 3 partite rimanere? Come ha detto il dirigente, la speranza è l'ultima a morire, però noi daremo il massimo in campo e vedremo un po' come andranno queste partite. Voi avete, no, questa è, sì, la vediamo dopo. Avete giocato spesso alla Nave, ultimamente alle Caselle, alle no? Caselle. Ecco, diceva il mister Focasassi che alle Caselle vi trovate meglio del sintetico, sì, è vero? Perché ci alleniamo tutti i giorni là ed è più facile per noi giocare un po' a pallone rispetto alla Nave, che è un po' un campaccio, possiamo dire. Senti, come avete, da giocatori del settore giovanile, come avete passato questi mesi? Quanto sono, è stato difficile? Sono stati un po' travagliati per noi, perché non si sapeva fino all'ultimo, non si sapeva come sarebbe andata la situazione, però anche grazie al mister siamo riusciti a lavorare con tranquillità, andando tutti i giorni ad allenarsi come se non fosse successo niente e ad affrontare la domenica la partita. Bene, grazie a Guido Tralci. Allora, noi ci fermiamo un secondo e poi parliamo dell'Under 16. Eccoci tornati, ultima parte. Allora, andiamo a vedere l'Under 16 che avevamo seguito
La settimana scorsa, dopo rivedremo anche le immagini di Arezzo Pisa, c'era questa gara con la Paganese già battuta all'andata, sì. 1-0, era in testa la Paganese in quel momento, esatto. E quindi fu una bella soddisfazione. Qui invece è finita 4-1 con il primo gol stagionale di Matteini. E poi ci sono stati due rigori, giusto? Francesco Fazzuoli, capitano, sì, della squadra. Allora, che la sconfitta legge il risultato netta, ma è stata così netta? Beh, diciamo che l'inizio, cioè ci hanno fatto subito gol e questo ci ha un po' stroncato le gambe, perché andare in un campo ostico come Pagani, dove loro avevano costruito quasi il loro fortino, non è facile andare là e fare la partita. Ci abbiamo provato e dopo il gol del 1-0 abbiamo provato a rimettere in piedi la partita, e però dopo uno sfortunato autogol ci ha messo sul 2-0. Poi fine primo tempo, all'inizio del secondo è arrivato il gol di Matteini e dopo si sono quasi inventati due rigori che hanno chiuso la partita e probabilmente il campionato. Eravate proprio a Pagani città, sì. Ecco, che ne abbiamo dei ricordi anche pittoreschi. Vediamo la classifica, perché a questo punto bisogna sperare, perché l'Arezzo sarebbe nei playoff. Sì, però abbiamo una partita in più. Una partita in più, quindi bisogna sperare che nel Monopoli né la Casertana vincano. La Casertana gioca con la Lucchese. Sì. Che però anche con l'Arezzo Avete pareggiato, no? Ha pareggiato anche 2-2 con il Racing Fondi, che è in ballo per il primo posto, quindi non è detto. Sì, ormai bisogna sperare su di loro. Il Monopoli invece gioca con? Con il Pisa, mi sembra. Quindi sì, è una partita difficile. Sì. Quindi Remo, questa è la squadra che probabilmente ce la potrebbe anche fare, sperando sempre nel risultato della Casertana. Questo era un campionato sperimentale, no? Sì. Come l'hai trovato rispetto anche per la formula strana, no? Poche squadre. Sì, diciamo che è stato difficile fare poche partite, avere molte pause, infatti ci siamo ritrovati spesso a stare fermi 2 settimane, fare 3 partite e poi 1 o 2 settimane fermi, quindi questa volta ha abbassato anche il ritmo campionato, perché quando magari trovavamo le giuste geometrie alla squadra, rifermarsi altre 2 settimane era difficile. Però sicuramente ci ha aiutato a fare questo campionato, e con 8 squadre è stato anche, 9 squadre quante siamo, è stato più facile riuscire a contendersi un posto per i playoff, quindi è stata un'esperienza sicuramente utile per continuare a migliorarci. Allora, rivediamo la partita con il Pisa, sì, che la dovevamo vedere la settimana scorsa, dove al di là della sconfitta però è stata una bella partita. Vediamo. È un big match quello per il calcio giovanile dell'Arezzo, quello di oggi. L'Arezzo Under 16 di Andrea Ciavorella affronta il Pisa, uno scontro di alta classifica. Il Pisa in classifica è terzo a quota 24, l'Arezzo è quarto a 20. In caso di vittoria, dunque, l'Arezzo stringerebbe e si avvicinerebbe a un punto dal Pisa, e quindi in piena lotta per la fase finale di questo campionato Under 16 Serie C. Rimessa laterale per Pellegrini. Pallone profondo, c'è il pallone intercettato da Pinna, attenzione allo scatto di Panattoni, in area di rigore, Panattoni, saltato Basile, Panattoni, la porta è vuota e c'è la Ghetè. Subito il Pisa in vantaggio con Cannas, porta in vantaggio il Pisa, partita cominciata subito in salita per l'Arezzo. E Panattoni che è andato via, ha superato Basile con la porta ormai vuota, ha messo in mezzo ed è arrivato il gol di Cannas, e dunque Pisa subito in vantaggio qui alla Nave di Castiglione Fiorentino, 1:40. L'Arezzo deve già rimontare alla prima vera discesa del Pisa, ha colpito la formazione nerazzurra. Attenzione al lancio, questa è buona per Anselmi, la rigore Anselmi, subito l'Arezzo può rispondere, Anselmi resiste, anche qui è uscito il portiere Balli, Anselmi fuori per Jou, poi esterno della rete, subito l'Arezzo vicino al pareggio. Jou Pai con la porta vuota non è riuscito a centrarla, l'Arezzo ha avuto subito una colossale occasione per trovare l'1-1. Sestini prova a difendere palla, Sestini verso Jou Pai, filtra il pallone, attenzione a Canapini, nella rigore Canapini, buono il dribbling Canapini, il tiro è debole ma finisce lo stesso però in zona porta sull'esterno della rete. Tanto quello realizzato da Cannas è il 6° gol in campionato. Attenzione che questo pallone sembra buono. Attenzione in area di rigore. Panattoni saltato ancora Basile. Panattoni sulla linea.
il salvataggio provvidenziale da quella parte di Bux, che ha salvato letteralmente il risultato. La seconda volta che Panattoni scavalca il portiere Basile, che adesso va in uscita sul traversone dalla zona di Cannas. Liberati, prova a scattare Panattoni, attenzione Panattoni, Arezzo in difficoltà su questi scatti. Panattoni, dribbling, conclusione, raddoppio del Pisa. Panattoni, il 2-0 del Pisa. Su questi palloni, su questi lanci lunghi, i centrali dell'Arezzo probabilmente battezzano male la velocità del pallone, ed è la seconda volta che si fanno raggiungere i giocatori dell'Arezzo. Qui erano i due giocatori difensori che si sono fatti superare in velocità da Panattoni, che poi è rientrato con il dribbling e quindi è andato a concludere subito. L'Arezzo, Anselmi, Anselmi, conclusione, ed è un gol bellissimo che riapre il discorso. Anselmi trova l'angolino, riapre tutto, 2-1, 2-1, gol importantissimo di Anselmi, un grande assist da parte di Sestini, e Anselmi ha trovato l'angolino alla destra del portiere Balli. Conte Duca corto ancora per Giaupai, col destro morbido, colpo di testa di Anselmi, la palla va fuori, sfiora il 2-2 l'Arezzo ancora con Anselmi. Anselmi, Tozzi dentro verso Steccato, respinta, conclusione di Bux, palo, palo, palo pieno, Anselmi finisce a terra, attenzione, si prosegue, chiedeva il rigore qui l'Arezzo, con Anselmi che è finito a terra, si riparte dal fondo. Rimessa di Bux, lunghissima, verso Martelli, la palla arriva fuori e la prende addirittura il Pisa, e l'arbitro su questo rinvio fa finire qua la partita. Va al Pisa lo scontro diretto dunque per l'altra classifica in questo campionato Under 16. Pisa che batte l'Arezzo 2-1 qui alla Nave, i gol dopo un minuto. La rete realizzata da Cannes, il raddoppio di Panattoni per l'Arezzo, aveva subito riaperto i giochi. Anselmi che ha avuto una grande occasione per il 2-2 nel primo tempo, Arezzo che ha avuto due o tre circostanze per pareggiare, nella ripresa più difficoltoso trovare la via della porta, da ricordare soprattutto il palo esterno di Bux. Insieme a mister Andrea Ciavorella, allora, un Arezzo in un campo veramente ai limiti, ha giocato una grandissima partita, gagliarda, penalizzato sicuramente da quel gol dopo poco più di un minuto, no? Sì, quei 5 minuti sono stati fatali vedendo com'è andata la partita. Nel complessivo non si meritava di perdere questa partita, ragazzi, ha fatto un'ottima prestazione. 80 minuti degni veramente del nostro valore, sono contento lo stesso. Spiace per il risultato perché quei 5 minuti ci hanno tagliato veramente le gambe. Si è avuto una reazione positiva, siamo riusciti subito ad andare a accorciare le distanze sul 2-1 abbiamo tenuto viva la partita fino all'ultimo, quindi bravi ragazzi. Pallo nel secondo tempo, forse un rigore non concesso, e, insomma, poteva finire diversamente. Ai punti diciamo che l'abbiamo vinta, però il calcio è questo, io sono contento dei ragazzi che hanno fatto questa prestazione. Senz'altro in campo potevamo meritare qualcosa di più, a volte la fortuna o la sfortuna ci possano incidere nel gioco del calcio, quindi andiamo avanti a testa alta per tutto quello che abbiamo fatto fino adesso. Sì, che poi la dinamica dei gol, probabilmente anche i difensori traditi dal campo, dal leggere, no? La lettura di questi palloni e la posizione degli avversari. Esatto, sono cose che bisogna continuare a allenare, cercare di migliorarsi, perché poi la differenza la fanno queste situazioni nel calcio, quindi continuiamo ad andare avanti. L'Arezzo comunque in piena lotta per questi playoff, al di là che Lecce deve recuperare delle partite, però l'Arezzo c'è. No, noi personalmente cerchiamo di giocare tutte le partite che rimangono da qui alla fine con la stessa mentalità, non è che ci modifichiamo in base a chi è in testa o contro chi giochiamo, noi tutte le partite le dobbiamo affrontare nella stessa maniera. Oggi era una partita difficile, oltre perché giocavamo con una squadra molto quotata che è il Pisa, però ecco, il nostro percorso fino adesso è meritato, se abbiamo questi punti è perché sul campo abbiamo dimostrato di stare in questa posizione. Allora, mi sa che ha fatto un ottimo lavoro, no, Andrea Ciavorella? Sì. Si è confermato, sì, dopo l'ottimo lavoro dell'anno scorso. È vero, è vero, è vero.
Quindi complimenti anche a voi che l'avete scelto e credo anche fortemente voluto, se non ricordo male. Sì, sì, è vero. L'esperienza di Chimera, io prima della partita vedevo sempre le sue partite, prima della partita nostra vedevo sempre le sue partite e vedevo che si esprimevano in maniera tale. Lo sta riconfermando anche quest'anno, sono due anni positivi. Il punto di forza del mister qual è, secondo te? La grinta che ci trasmette sicuramente, perché riusciamo a fare molte battaglie anche in campi quasi impraticabili come la nave, contro una buona squadra come il Pisa abbiamo sicuramente lottato dall'inizio alla fine. E voi al contrario invece il sintetico non vi piace tanto? Ma abbiamo fatto due partite lì e abbiamo perso, quindi all'inizio la nave non affondava, poi è affondata con tutta quell'acqua, affondata anche la nave. E infine Remo, ecco, che cosa, al di là di quelle che sono ovviamente le vicissitudini, che cosa serve all'Arezzo per continuare a seminare e a crescere nel settore giovanile? Ma come sai, il settore giovanile ci vuole del tempo per portare soprattutto risultati. L'importante è poter veramente continuare con questo progetto, per poter veramente farli crescere e stare in queste categorie che sono molto importanti. Io vedo che i ragazzini anche che sono dal basso, perché ricordo i 2005, 2006, 2007 che giocano, soprattutto 2006, 2007 sotto età, si stanno veramente inserendo in una mentalità professionistica come l'Arezzo. Dispiacerebbe veramente andare o terminare queste esperienze, ma soprattutto per loro, ma anche per l'Arezzo stesso. Assolutamente, ci auguriamo che tutto vada per il verso giusto. Grazie a Remo Banchetti, grazie a Guido Tralci e Francesco Fazzuoli, grazie a Elettra Fiorini, grazie. Buona Pasqua a tutti e ci rivedremo non il prossimo mercoledì, ma ovviamente quello successivo. Buona serata. Buonasera.